questo è l'ombre dico del mondo. Inaugurazione ufficiale del mercato multietnico per l'integrazione voluto dall'amministrazione comunale di Pescara, tra pro e contro nel terzo tunnel della stazione ferroviaria. Giovedì sarà operativo con l'assegnazione dei posti ai commercianti, per la maggior parte senegalesi, che è stato ribadito venderanno prodotti etnici e nel rispetto delle regole. Se c'è chi dice no, come parte dei commercianti, le opposizioni in consiglio perché li vorrebbero quest'ultimi integrati negli altri mercati rionali, c'è chi invece guarda di buon occhio questo nuovo mercato multietnico aperto anche agli esercenti italiani. Il nostro mini sondaggio tra la gente. Penso che sia una cosa buona, l'importante è che i prezzi siano buoni. Per l'integrazione sì, perché si vende più roba diversa, quindi la gente partecipa di più. Sì, dai. Io sì, perché comunque per l'integrazione penso sia una buona cosa. Certo, certo. L'importante è insomma che rispetti le regole vigenti e che sia insomma tutta a regola, sia i lavoratori che noi del pubblico che andiamo a comprare da loro, certo. È giusto, cioè è regolamentato nel senso che come i commercianti pagano le tasse, pagano lo stesso deve valere per chi occupa, ecco, con la propria bancarella, il suolo, deve essere tutto secondo le norme. Andrete a comprare magari qualche volta qualcosa di etnico? Ma vedremo, forse sì. Sono favorevole. Perché? Perché è giusto che ognuno possa esporre i propri prodotti e quindi che li possa piazzare sul mercato. Secondo me il mercato già di per sé dovrebbe essere un qualcosa che deve integrare tutte le persone. È un vivere civile. Ma non sono d'accordo io. Perché? Non lo so che vendono loro. Sì, venderanno, almeno così dicono, prodotti etnici, è d'accordo? No, non lo so, non mi rendo conto. Dobbiamo i prodotti italiani, i prodotti nazionali. Sì. Allora. Dobbiamo rivalutare i prodotti italiani. Potrebbe andare bene, potrebbe andare, perché diciamo c'è una fratellanza tra gli italiani e i senegalesi. Va bene, sembra una cosa pure buona, lo so. Non è che mette in difficoltà, diciamo, i negozi, penso di no. Non lo ritengo un punto di criticità di per sé, insomma. Perché a un certo punto quelli vendono altre cose che i commercianti non hanno. I commercianti di solito hanno prodotti più d'elite. Va bene, ma non è il fatto senegalese o meno, è la qualità, i prodotti, la varietà, proprio per l'apertura. Più rimaniamo chiusi e più non ci apriamo il cervello proprio.